Ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo questa sera la pagina dell'informazione con un servizio che arriva da Udine. Scappa di casa a 13 anni perché non sopporta più le regole islamiche. Vediamo di cosa si tratta. Se n'è andata di casa al culmine di un litigio con la mamma, l'ennesimo originato in un classico tumulto di un adolescente che non si sente compresa dalla mamma e dal patrigno e acuito anche dalle regole della religione islamica seguita dalla famiglia in maniera non rigida, ma che a lei, cresciuta in Friuli Venezia Giulia, vanno strette. E da allora non ha più fatto avere sue notizie alla famiglia fino a che la scorsa notte la polizia non l'ha ritracciata in stazione. La fuga della ragazzina, una giovane di 13 anni, residente a Udine, scappata di casa il 13 giugno, è finita intorno alle 2 della scorsa notte, quando una pattuglia della squadra volante l'ha notata nel sottopasso della stazione ferroviaria, dove aveva cercato riparo per la notte. Alla vista dei poliziotti, la giovane, che frequenta con profitto una scuola media cittadina, ha tentato di nascondersi, ma alla fine si è lasciata convincere a seguirla in questura. Tranquillizzata la mamma, che aveva sporto denuncia per l'allontanamento della figlia, i poliziotti si sono occupati della ragazzina, che si trovava comunque in buone condizioni di salute, pulita e ben vestita. La giovane, che già lo scorso anno aveva tentato una fuga da casa prima di essere riaffidata alla famiglia, ha spiegato ai poliziotti dell'ufficio minori della questura di essersi allontanata non sentendosi compresa dalla mamma e dal nuovo marito di quest'ultima. Cresciuta in Friuli, prima in casa degli zii, poi della mamma, la ragazzina avrebbe spiegato di aver cominciato a porsi delle domande sul mondo, sull'esistenza del soprannaturale e a non condividere i dettami della religione islamica della famiglia. Circostanze che, nonostante la giovane non siano stati imposti, né l'uso del velo né il digiuno per il Ramadan, avrebbero contribuito a rendere ancora più tesi i rapporti all'interno delle quattro mura domestiche. Nei giorni della fuga, la ragazzina avrebbe trovato ospitalità presso alcuni compagni di scuola, per lo più a altri stranieri. Solo mercoledì sarebbe poi trovata senza un posto dove passare la notte e avrebbe cercato riparo su una panchina in stazione. Alla polizia ha chiesto di non tornare a casa ed è stata affidata a una struttura protetta. Del caso sono stati informati i servizi sociali. È a Corno di Rosazzo un brutto incidente che provoca lo schianto dell'auto contro la colonnina del gas, ma il conducente fugge, gli abitanti sono svegliati dal puzzo del gas. Momenti di paura nelle prime ore di oggi in via Aquileia a Corno di Rosazzo, dove in località 420, nel punto in cui la regionale 356 disegna una curva, un automobilista ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro una colonnina del gas, danneggiandola. Poi è scappato via senza dare l'allarme e il gas è iniziato a uscire. Erano circa le 3:30 della notte. Ad accorgersi di quanto accaduto sono state alcune famiglie della zona che verso le 5:30 hanno sentito quella forte puzza. Hanno visto il contatore e la sua protezione spaccati e hanno allertato i vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi poco dopo e hanno messo in sicurezza la rete insieme ai tecnici della AMGA. In via Aquileia anche i carabinieri della stazione di San Giovanni a Natisone, che stanno cercando di capire adesso, anche attraverso la visione dei nastri del sistema di videosorveglianza di una telecamera posizionata proprio in prossimità del luogo dell'impatto, cosa sia accaduto nella notte e chi sia il responsabile. E nel prossimo servizio vediamo un incidente per fortuna risolto da parte di un ragazzo, un sedicenne, che fa il bagno in una zona vietata, ma per fortuna viene salvato dai bagnini. Il tempestivo soccorso in mare di tre bagnini di Pineta e Riviera ha salvato una vita in extremis a un ragazzo di 16 anni di Rovigo, in vacanza nella località balneare di Lignano Sabbiadoro in Friuli per qualche giorno. Nonostante il brutto tempo e il vento di scirocco che ha eroso la spiaggia per qualche metro, il giovane è entrato in acqua con due amici per fare il bagno nello specchio di mare antestante il camping Pino Mare nella punta di Riviera. Proprio alle foci del Tagliamento, dove è vietata tra l'altro la balneazione perché l'area è molto pericolosa. La corrente è insidiosa perché qui l'acqua salata si mescola con quella dolce e quella fredda con quella calda, creando vortici. In passato, non a caso, alle foci sono morte anche alcune persone per annegamento. Il ragazzo di 16 anni è stato fortunato perché il bagnino di terra ha avvisato gli amici che tentavano veramente di salvarlo, senza riuscirci.
L'area non è di competenza di questi soccorritori, ma non c'è stata esitazione da parte loro. Si sono gettati in acqua, li hanno recuperati e portati a riva. Al 16enne, con un principio di annegamento, è stato somministrato subito dell'ossigeno e sono state eseguite le manovre necessarie per stabilizzarlo. Sul posto è giunto anche il personale medico del 118 con l'elicottero decollato dalla centrale operativa di Udine e con una ambulanza. Il 16enne se l'è cavata per un pelo, è stato accolto all'ospedale di Latisana. Fortunatamente non è in pericolo di vita. E a Comeglians vediamo di un furto che potremmo dire da contrabbandieri, perché a un bar sono state rubate 300 stecche di sigarette. Vediamo cos'è successo. Un colpo quasi da contrabbandieri, quello messo a segno questa notte nel bar centrale di Comeglians, un locale che oltre a funzionare da osteria di paese è anche un tabacchino, rivendita di tabacchi ed edicola. È la quinta volta che accade in pochi anni, ha detto la sorella della titolare Maria Luisa De Marchi. L'ultimo caso nel 2015, almeno al tempo, si erano fatti spaventare dall'allarme ed erano fuggiti. E anche stanotte l'allarme è scattato, ma i ladri hanno agito lo stesso e hanno fatto un bel danno. Avevo una buona scorta di sigarette, circa 300 stecche che sono sparite. Per le sole bionde il danno è di 15.000 euro. Poi hanno rubato altre cose, tra cui schede telefoniche, un intero cassetto di monete da 1 o 2 euro che tenevo da parte per collezione, quelle commemorative di qualche evento. Non ho idea del loro valore, ma erano tante. Abbiamo cominciato veramente male la giornata. Il colpo verso le 3 di notte in via Roma, con due persone che sarebbero state intraviste allontanarsi con un grosso sacco sulle spalle, poi dileguatisi nel buio. Per entrare nel bar i malviventi hanno forzato la porta sul retro. Considerando anche l'infisso da riparare, il danno subito dall'esercente si aggira attorno ai 20.000 euro. La titolare sta cercando ancora di capire comunque se siano spariti altri beni. Stiamo verificando se mancano altre cose, ha detto. Abbiamo chiamato i carabinieri e abbiamo aperto il bar perché con i giornali non possiamo tener chiuso. Una violenta mareggiata ha eroso nel pomeriggio e nella prima serata di ieri diversi metri di spiaggia da Pineta a Puntafaro a Lignano. La combinazione tra scirocco e alta marea ha portato l'acqua fino alla quarta fila degli ombrelloni, che sono finiti in ammollo, così come le torrette dei bagnini, mentre i lettini sono stati spostati per tempo e ammassati in punti sicuri. La pagoda di Pineta è stata spazzata dalle onde, per fortuna senza subire danni, e questa mattina gli operatori erano già tutti al lavoro per sistemare l'arenile, eroso in maniera significativa in più punti. In questa estate che tarda ad arrivare, il maltempo purtroppo non aiuta il decollo della stagione né a Lignano e né a Grado. E adesso andiamo a Pasian di Prato con il prossimo servizio. È arrivato finalmente il tanto atteso giorno. Da domenica addio al passaggio a livello di Santa Caterina. Vediamo. Si avvicina una data storica per la comunità di Pasian di Prato e per tutta la provincia di Udine. È davvero questione di ore ormai per la soppressione del passaggio a livello di Santa Caterina e poi nessuno sbarramento in direzione Udine-Codroipo. Stop alle prolungate attese per il passaggio dei convogli ferroviari. Nella notte infatti tra sabato e domenica tutto il traffico, anche quello proveniente da sud, una prima parziale apertura in direzione nord-sud è attiva già da fine maggio, sarà deviato nella nuova viabilità, nella rotonda in trincea. L'intervento di chiusura del passaggio a livello è calendarizzato intorno alla mezzanotte di sabato. L'operazione vedrà collaborare, come è avvenuto in tutte le fasi del cantiere, il personale tecnico della provincia di Udine e il personale della rete ferroviaria italiana, una trentina le persone coinvolte. Le modalità dell'intervento sono state definite nei giorni scorsi tra le varie realtà e prevedono la chiusura del traffico sulla statale 13 in corrispondenza del bar Avio, quando in contemporanea sarà interdetto l'attraversamento del passaggio a livello. Successivamente si procederà alla eliminazione delle sbarre e di tutte le opere interferenti con la viabilità in corrispondenza del passaggio a livello lato Santa Caterina. Dalle primissime ore di domenica, dunque, la nuova infrastruttura viabilistica entrerà in pieno esercizio. Sarà istituito un senso unico alternato che sarà mantenuto per il tempo necessario a completare i lavori della sede stradale realizzabili solo successivamente alla definitiva chiusura del passaggio a livello. La circolazione diverrà più fluida con relativi benefici per la comunità locale, specie per quel che riguarda l'impatto ambientale. Siamo davvero molto orgogliosi di aver portato a conclusione questo cantiere, ha affermato il vicepresidente della provincia di Udine, con delega alla viabilità, Franco Mattiussi. Un intervento importante, atteso, molto articolato, con un iter complesso, curato nei minimi dettagli, come nella tradizione delle realizzazioni della provincia di Udine, che annulla lo sbarramento nord-sud determinato dalla linea ferroviaria. Non solo, questa nuova viabilità è un punto di partenza per migliorare tutta la rete viaria limitrofa.
E torniamo ancora a Lignano per parlarvi del concerto di Vasco Rossi, grande attesa per questo spettacolo. Al popolo di Vasco regala un pienone. Vediamo il servizio. Il maltempo avrà anche frenato le prenotazioni dei turisti, ma non quelle dei fan di Vasco Rossi. Sono attesi in più di 22.000 e la maggior parte di essi arriverà a Lignano proprio domani per il concerto che il rocker di Zocca terrà alle 21 allo stadio Tegil, tappa 0 del Livecom 016, prima delle quattro date di Roma. Nella cittadina balneare però già da una settimana si respira un'aria di eccitazione. Vasco è infatti arrivato una settimana fa, i primi fan hanno montato le tende attorno allo stadio già lunedì. Ogni giorno centinaia di persone si riuniscono fuori dall'impianto, anche se le recinzioni sono state oscurate da teli, nella speranza di fare una foto, rubare un autografo e sentire magari le prove dello spettacolo. E proprio ieri si è svolta la prova generale, l'attesa è altissima. Prima di vedere il concerto però chi vuole potrà prepararsi con il documentario Vasco Rossi, questa storia qua, di Stabile Righetti, che verrà proiettato proprio al Cine City tra poco. Qui l'atmosfera è bellissima, ha spiegato Francesca Zaghis, presidente del consorzio Lignano Holiday, e le richieste per gli alberghi e i posti in campeggio sono iniziate appena la data è stata annunciata. Ormai ci sono poche camere disponibili dovute al fatto che le prenotazioni dall'estero, causa maltempo, si sono bloccate. E Lignano, grazie a Vasco, godrà praticamente di un tutto esaurito. Ci piacerebbe avere Vasco ogni settimana, conclude ridendo Zaghis. Come detto, le stime parlano di circa 22.000 persone in arrivo e il comune si è attrezzato per far fronte alle grandi affluenze e ridurre al più possibile i disagi al traffico. Stando alle previsioni, l'afflusso dovrebbe cominciare a farsi sostenuto dalle 15, con il picco alle 18. Oltre ad aver ampliato i parcheggi gratuiti e potenziato i bus, l'amministrazione ha previsto modifiche alla viabilità per creare sensi unici e permettere i posteggi su un lato della carreggiata. Addetti ai parcheggi coadiuvati dalla polizia locale daranno indicazioni a chi arriva, mentre sarà potenziata la vigilanza, in particolare sulla stradone di Bibione e a Bevazzana. Termina qui l'informazione, gentili telespettatori del notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona visione di programmi sulla nostra rete.